sta dando la sosta. Se invece transiti, quindi non hai quella rigida sosta, sarai multato per non puoi entrare. È un modello molto complesso che stiamo mettendo appunto, soprattutto a livello infrastrutturale. E paghi in base alle emissioni che hai nel tuo veicolo. Anche questo comunque è abbastanza complesso da portare avanti, ma per noi è importante, perché fino ad oggi chi entra in un quartiere ed è un veicolo elettrico non lo fa. Ma per esempio i veicoli ibridi, riuscire a capire un veicolo plug-in da un veicolo ibrido di un altro tipo, non riusciamo a capire la vera emissione di quel veicolo. Invece da domani si entrerà, si dovrà digitare la propria targa, quindi a seconda del veicolo che hai faremo pagare in base alle utenze. Quindi diciamo che c'è un inquinante più pericoloso per la nostra città e più legato al traffico regolare, perché se ne andiamo a pagare di altri inquinanti diventa anche un complesso riuscire a capire. Quindi i veicoli elettrici non pagheranno né l'accesso nella sosta, perché avendo legato l'accesso alla sosta, e i veicoli ibridi o comunque a metà, quelli che ti mettono meno, pagheranno in proporzione fino a appunto ai veicoli più inquinanti. Questo è un primo passo. L'amministrazione sta ovviamente cercando di incentivare il più possibile l'acquisto di veicoli elettrici, la mobilità elettrica, soprattutto i veicoli privati con incentivi indiretti, perché risorse a zero. Quindi un'altra cosa che stiamo mettendo a punto, perché abbiamo impiegato 2 anni per farlo, uscirà una brevetta manifestazione di interesse, è un bando per infrastrutturare la città con colonnine a ricarica veloce. Noi abbiamo già incentivato le colonnine, recuperando colonnine elettriche del vecchio Cascenio Guido, abbiamo 10 colonnine, quindi 20 postazioni di ricarica più 16 postazioni da poco, sempre della stessa società che ha acquistato le colonnine di Guido, e devo dire che ha avuto molto successo, perché come ho già detto anche un altro convegno, il turismo della mobilità elettrica, cioè chi ha la mobilità a Milano, tende ad andare ovviamente cerca di città, abbiamo colonnine elettriche, quindi da quando abbiamo infrastrutturato la città con queste poche colonnine si è veramente mobilitato il turismo della Teletica. Ma da domani invece una manifestazione di interesse, noi diciamo a chi produce energia elettrica, se venite a Torino a infrastrutturare la città per la ricarica veloce, ogni 5 colonnine che posizionate sul territorio, una la scelta dell'amministrazione dove posizionarla. In base a che cosa? In base alle richieste dei cittadini. Quindi tu, privato cittadino, anche diciamo commerciante, negozio o struttura commerciale, se mi dici dove hai bisogno della tua colonnina, io ti posiziono una colonnina sotto casa. Ma non solo, quindi tu, privato cittadino che cambi l'auto e scegli di avere una elettrica, avrai una colonnina sotto casa che avrà una doppia postazione, quindi se te riuscire a ricaricare, ma visto che da poco c'è una delibera che non permette di sostare nell'area di ricarica delle colonnine, realizzeremo anche un'area di sosta per le auto elettriche. Questo è il primo passo, subito che stiamo pronti a fare. Un po' di rivalità c'è sempre, perché Torino ha deciso come scelta di non dare la sosta gratuita all'auto elettrica in città, nella zona 1, ma di fare un passo in più, di togliere lo stallo all'auto grande tecnico per darlo alle auto elettriche. Si può fare. Sì, con altri stiamo lavorando molto su questo, perché non conto dare uno stallo di cortesia alle città, lo stallo rosa, ma questo tipo di uno stallo di cortesia. Un conto invece dal codice della strada, cioè lo sappiamo tutti, un codice vecchio che non prevede tante cose, ma dice a seconda della tipologia dell'auto poi tu disporre e buttare determinate strade. Quindi noi vogliamo più facile stare verde, strano probabilmente, e quindi chi decide di cambiare l'auto dovrà anche fare un po' i conti, si farà i conti in tasca, si dirà beh, da domani posso fare a meno del garage, ho uno spazio su in casa, non sarà per lui, no? Perché se ha scelto di cambiare l'auto elettrica non ci saranno molti per ora, nei primi anni che vanno a vedere l'auto vicino a lui, quindi avrà uno spazio su in casa gratuito, avrà le colonnine sotto casa per ricaricare l'auto elettrica, si capire, si caricare gratuitamente, il carburante mi costa molto meno rispetto alla benzina, questo è un po' un incentivo indiretto che diamo come città. Mezzi pubblici, vorrei parlare anche di questo. Non siamo ancora avanti come Milano ad aver scelto di comprare solo mezzi elettrici da domani, perché noi dobbiamo rinnovare una flotta molto molto vecchia, quindi abbiamo ancora la flotta di veicoli a metano, ma ad oggi abbiamo
abbiamo la flotta elettrica più ampia d'Italia, quindi abbiamo 26 bus Star, quindi quelli un po' più piccoli, e 20 più 8 che devono arrivare, invece bus linea, quindi abbiamo comunque molti bus elettrici, e devo dire che la popolazione sta apprezzando molto. Abbiamo cercato di fare anche delle indagini un po' così questi mezzi, e i giovani cominciano a percepire non solo la bellezza, perché sono nuovi, non sono rumorosi, ma anche apprezzare il fatto che non inquinano. Quindi la popolazione comincia a capire veramente che gli auto elettrici, i bus elettrici portano dei vantaggi anche all'area della città. I nostri vecchi battelli, non so se vi ricordate la stessa storia, con Giulia Valentina che ha avuto un incidente, per causa di una piena, li abbiamo perduti, e li vogliamo sostituire con battelli elettrici. Anche questa sarà una novità per la città e per dei battelli che fanno turismo. Da noi ci può, infatti, una richiesta, c'è cioè una grossa richiesta di questi battelli elettrici, quindi non rumorosi, non inquinanti, sarebbe un passo avanti. Stiamo cercando di chiedere al Ministero di approvarci un progetto sulla capacitori, quindi fare delle linee veloci, confermate distanziate a livello quasi di una metropolitana, quindi super veloci con le ricariche alle fermate, quindi direttamente da terra. E inoltre da poco, insieme alla Regione, stiamo cercando di infrastrutturare due capolinea delle nostre linee con delle colonie di ricarica sia per i nostri autobus elettrici che per i privati. Quindi a livello di infrastruttura nei prossimi anni di sicuro ci sarà un'espansione. In più abbiamo il carcerino elettrico, anzi a dicembre arriveremo a 500 postazioni di ricarica che potranno utilizzare anche i privati con altrettanto autobus, scusate, auto in scelta elettrico. E quindi questo, diciamo, è un po' la strada che stiamo percorrendo, anche se devo dire la verità, stiamo già pensando un po' oltre e stiamo pensando anche all'idrogeno. Torino è stato un po' il precursore su questo, il primo autobus per l'idrogeno è stato fatto proprio a Torino anni fa, quando noi non c'eravamo ancora, ma parlo veramente di una decina di anni almeno. Funzionava. Quando non si parlava di idrogeno, Torino aveva la produzione di idrogeno. Adesso ho scoperto che si parla di realizzare i treni ad idrogeno. Quindi stiamo cercando di portare a Torino questa nuova potenzialità, quindi avere dei centri di ricerca sull'idrogeno, ma proprio di riuscire a realizzare centri di ricarica di idrogeno. Perché le aziende di idrogeno esistono già, quindi le abbiamo trovate. C'è un futuro che ci aspetta alle porte, forse molto più velocemente di quanto immaginiamo. Anche con l'elettrico non ci immaginavamo, non ci siamo mai immaginati che parte avanti stiamo facendo. Le batterie stanno modificando alla velocità della luce e stanno facendo dei passi da gigante. I nostri autobus elettrici erano molto preoccupati, in realtà funzionano molto bene, la ricarica è molto e gli autisti stessi sono un'altra cosa importante che voglio dire in termini di qualità dell'aria, abbiamo chiesto ai produttori di energia elettrica che infrastrutturano la gara nella città di avere un'altra percentuale di energia rinnovabile quindi di dare delle esenzioni di cosa della tassa del suolo pubblico in base all'energia rinnovabile che erano di utilizzare, così siamo qua dando a favore dell'ambiente. Poi è ovvio che l'inquinamento non è dovuto solo al trasporto, ma alle altre problematiche, le varie fondicine, i riscaldamenti, le tipologie di riscaldamento, non tutto che parlare di questo, perché stiamo portando avanti un progetto molto importante come quello di Torino legato al trasporto pubblico e al riscaldamento. La metropolitana abbiamo provato nella nuova carta di metropolitana, quindi da portare questo l'intera linea 2. Dei conci energetici, come funziona? Il progetto ha sperimentato questo, quindi i conci che ricoprono il tunnel della metropolitana vengono utilizzati come scambiatori di calore con la superficie, quindi senza grandi tecnologie, con un investimento non minimo, non proprio banale, però un'idea molto molto semplice, si riesce a riscaldare loro con un metro di conscio energetico che fanno a riscaldare per freddare un appartamento che c'è tutto superficie. Quindi con tutta la linea della metro 2 che stiamo progettando potremo riscaldare
dove tutte le chiese, i palazzi sono bastanti in una linea di grande difficoltà. E questo può essere sicuramente dei benefici a livello ambientale, perché ripeto, sia che di livello, ma soprattutto anche la realizzazione delle scarpe porta dei livelli di inquinamento a volte non ce ne si prende. Mi avete chiesto la logistica. La logistica, assolutamente sì, stiamo portando avanti questo protocollo, non tanto da noi, ma negli anni passati, quindi dare un incentivo anche in questo caso diretto ai gestori della logistica, dando loro degli incentivi come? Innanzitutto utilizzando le corsie preferenziali, quindi avere le corsie preferenziali per entrare nel centro della città, dei permessi gratuiti per entrare a chi ci garantiva di cambiare la propria flotta. E abbiamo già avuto anche i permessi elettrici, quindi non solo nel ma abbiamo avuto anche già un cambio di mezzi elettrici. E quindi questo, come dicevo prima, è un incentivo indiretto per riuscire a far cambiare il patrimonio della città. Altre cose che vorrei dire importanti per noi è fare formazione, quindi quello su cui stiamo puntando è anche, ovviamente dopo di noi ci sarà un'altra giunta, un'altra amministrazione, ma i dipendenti, i tecnici, i comunali sono sempre loro, e quindi è importante per noi fare formazione sulle energie, sulle tipologie di energie rinnovabili, sulla mobilità elettrica, sul consumo prima di idrogeno, proprio per dare un patrimonio alle